Ciao ragazzi, rimangono pochi secondi per indovinare l'ultima parola. Siete pronti? 3, 2, 1. Cosa? Sì. Fa. Durante? Estate? Ah? Brigliasco. Cazzo ragazzabile. Giusto. Questo è il nuovo mondo. Le persone non hanno voglia di mettersi in gioco. Non hanno voglia di prendersi cura della propria città. Ma proprio tu. Tu. Tu hai la scelta. Pennello blu, resti a casa ad annoiarti tutta l'estate. Pennello rosso, scegli piazza e scoprire quanto è importante per il futuro della produttività. Buongiorno a tutti, oggi siamo a Piazza World Record, abbiamo qui con noi Maria Sole. Ciao. Che vuole battere il precedente record di Andrea Carrisello nel Lava Secchiere. Sei pronta, Maria Sole? 3, 2, 1, via! Hai battuto il record con 19 secondi. Complimenti, grazie. Ribenvenuti a Piazza World Record. Oggi abbiamo con noi Christian. Ciao, oggi cercherò di battere il record. Che proverà a battere il suo ex record di 12 secondi nel grattare i muretti. Vedremo se ci riuscirà. Ho finito. Complimenti Christian, hai battuto il tuo ex record di 12 secondi con ben 5 secondi. Ti sei guadagnato la vetturina di Piazza Ragazzabile. Diretta per noi stasera, Maria Sole Usi, che intervisterà dei civilisti che hanno contribuito a riqualificare i parchi di Mugliasco. Passo la parola alla mia collega. Ora sentiremo la nostra inviata, Maria Sole. Grazie per la linea studio. Allora, Martina, cosa vorresti aggiungere al progetto di piazza per migliorarlo? Boh, niente. Secondo me così è perfetto, anche perché conosci nuova gente. Impari nuove cose, per esempio rispettare l'ambiente, cose che prima non facevi. Ok, grazie. Allora, Anita, cosa ti ha insegnato questa esperienza? Mi ha insegnato ad essere una persona più responsabile, perché magari prima non davo tanto peso al fatto di magari camminare su muretti, pensavo che non facessi un torto a nessuno, invece adesso ho capito che non è una cosa corretta perché c'è gente dietro che lavora, si impegna, quindi è una cosa che bisogna rispettare. Ok, grazie. Grazie Maria Sole, ora passiamo alla linea USB. Oggi abbiamo con noi Lorenzo, operatore del progetto Grasco Giovani. Lorenzo, potremmo farti una domanda? Certamente. Lorenzo, qual è il ruolo dell'operatore nel progetto Piazza Ragazzabile? L'operatore deve cercare di guidare i ragazzi che fanno Piazza Ragazzabile, dargli consigli, tenere gli occhi sempre aperti, perché ci sono tante cose da fare e c'è bisogno di qualcuno che li guidi e li faccia svolgere il lavoro correttamente. Grazie mille Lorenzo, ringraziamo tutti i nostri inviati e ripasso la linea allo studio. Grazie Usni per questo collegamento. Ora noi abbiamo finito, vi diamo la buonanotte, ma mi raccomando il prossimo anno di nuovo qui. Io con lei non ci lavoro più, arrivederci.